La signora rappresenta i parchi costa, Acquafan, Italia in miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica. Come parchi costa ne abbiamo una decina in Italia. Abbiamo l'Acquario di Genova in Liguria, sì. Il Museo del Galata, il Vigo e la Biosfera, poi abbiamo un acquario in Toscana e in Emilia Romagna abbiamo quattro parchi, tra cui Italia in miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e Acquafan. A proposito di Italia in miniatura, siccome si passa davanti ogni giorno per andare a casa, siamo pronti? Prontissimi. È nuova, è un'Italia allora, nuova. Siccome siamo qui tra amici, lo devo dire, perché è stata molto dura quest'anno anche la parte della comunicazione, perché noi abbiamo investito diversi milioni di euro in Italia in miniatura e anche in Acquafan e ci siamo ritrovati in un anno in cui non li abbiamo potuti lanciare. E quindi abbiamo deciso di, perché abbiamo aperto in ritardo, perché naturalmente è un anno in cui non si capitalizzano bene questi investimenti, e quindi abbiamo deciso di rimandare il compleanno, perché tra l'altro Italia in miniatura compie quest'anno 50 anni, abbiamo deciso di rimandare il compleanno all'anno prossimo, quindi di fare una grande festa l'anno prossimo. Però per tutti noi che siamo del posto, basta passare alla statale, si vede un'Italia in miniatura con una faccia completamente diversa. A iniziare dall'ingresso, è un prodotto importantissimo per la Riviera di Rimini, per la Riviera in particolare, per Rimini, e quindi siamo partiti dalla facciata interna. Dopodiché abbiamo fatto molti lavori anche all'interno, quindi per chi vuol venire a trovarci quest'estate troverete un prodotto completamente nuovo, completamente rifatto. Naturalmente la parte principale la fanno le miniature, perché è la parte più bella, e su quello abbiamo investito quasi 1 milione di euro per tutto il loro rifacimento e tutte le manutenzioni straordinarie. Peccato un anno così un po' difficile da non capitalizzare, però lo faremo l'anno prossimo. Per quanto riguarda Acquafan invece abbiamo fatto uno scivolo, anche quello importantissimo e imponente, già dall'uscita dell'autostrada si vede benissimo, ma anche dall'autostrada, diciamo così, tra virgolette, un po' voluto, e quello lo inaugureremo, non siamo riusciti con i lavori, quindi lo inaugureremo nel 2021. Purtroppo diciamo, il lockdown non ci ha permesso di riaprire questi cantieri velocemente, quindi di lanciarli quest'anno. Sfoglia anche tu il tuo Geronimo in versione digitale sul sito www.geronimo.news e buona lettura!